Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo video è un video assaggi di due snack. Ho preso uno snack un po' strano, però comunque abbastanza sano. Diciamo sano, però comunque rispetto a quello che mangiamo è abbastanza sano. È uno snack che penso che sia comunque un'imitazione, che ora vi faccio vedere. Allora, l'ho acquistati a Lidl. Questo è lo snack, quello che secondo me sono imitazioni del Ringo. Ho assaggiato già le imitazioni degli Oreo ed ero curiosa di assaggiare questi che secondo me, non so, sono un po' le imitazioni del Ringo. Si chiamano bicolore, sono della Sundae. C'è scritto biscotti. Andiamo a vedere se ci sono gli ingredienti specifici che posso leggere. Allora, farina di frumento. Zucchero. Allora, farina di frumento, zucchero, grassi vegetali, palma e palmisti. Odio l'olio di palma. Destroso, siero di latte in polvere 1,2%, cacao magro in polvere, agenti lievitanti, carbonati. Va bene, ok, fanno proprio schifo. E sono questi, scusate, bicolore. E se non sbaglio l'ho presi tipo 1 euro. Ed ecco lo snack che vi dicevo, che secondo me comunque sono sani. Allora, sono questi. Sono in pratica sono mele a fette disidratate. Sì, infatti, mele disidratate della Stiria. Se le vedete, sono della marca Alesto e anche questi li ho acquistati a Lidl. Sono molto curiosa, moltissimo. E sono mele a fette disidratate, mele origine stevia, antiossidante acido. Ok, può contenere tracce di cereali contenente glutine. Quindi mi raccomando, per chi è intollerante al glutine, non può mangiarli. Frutta a guscio. E prodotti a base di latte. Allora, io direi di iniziare da queste. Allora, ragazzi, veramente sto facendo questo assaggio per voi, quindi mi raccomando, lasciate un like e un commento e iscrivetevi al mio canale. Mi avete richiesto questo video assaggio. Perché li chiudono per sempre? Ci vado con i denti. Ok, vediamo se ci sono riuscita. Sì, l'ho aperto tipo di merda. Ragazzi, proprio odore di mela, però strana, tipo di mela aperta chissà da quanto. Proprio è arrivata una vampata, mamma mia. Paura. Allora, ne prendiamo una. C'hanno anche la buccia. La buccia. Vedete? Andiamo ad assaggiare. È mela. È mela aspra. Ok, ma non sono croccanti, cioè sono croccanti ma sono pure mollati. Allora, penso che sia una cosa sanissima. Allora, ragazzi, per acquistarli non li riacquisterò più, perché non mi piacciono. Però non capisco se sono fritte. Ditemi se sono fritte o al forno.
ragazzi, a me non piacciono. Sono proprio mele disidratate. Allora, c'è da dire pure una cosa, che io non adoro tanto la mela. Quindi io penso che a chi piace, a chi piaccia la mela, piacciono anche queste. Comunque, l'ho acquistata a Lidl al prezzo di 1,49 euro. Andiamo ad assaggiare. Li definisco io i finti Ringo. Questi. No, ragazzi, a me non piacciono. Sapete che come odore sembrano il Ringo? Andiamo. Sì, sono un poco sbriciolate. Allora, faccio vedere un poco. Hanno questo disegno tipo di una stella, no? È una stella, no? Tipo. Andiamo a assaggiare. Ottimi. Ottimi. Buonissimi, ragazzi. Ci assomigliano tantissimo a Ringo. Questi piaceranno tantissimo al mio ragazzo. Buonissimo. Ragazzi, scusate, non ho dato i voti. Allora, questo da 1 a 10 io darei tipo un... ma gli do un 5,5-6, ma solo perché comunque è sano. Mentre questi, questi se non avessero olio di palma, io gli darei un voto abbastanza alto. Ma siccome hanno questo olio di palma odiabile, Lidl, mi raccomando, devi prendere i prodotti senza olio di palma. Io a questo gli do 7,5-8. Peccato, perché se non ci fosse l'olio di palma veramente gli darei un voto anche un 9. Siccome c'è l'olio di palma ad un 7,5, ragazzi, io odio che ancora ora c'è un sacco di prodotti con l'olio di palma. Odio, odio. Poi questo zucchero, ve lo dico, vabbè, lo zucchero lo troviamo se noi tutte le cose. Comunque sono biscotti con ripieno di gusto di vaniglia. Non so se l'avevo detto, comunque questo, questo è il ripieno. C'è il biscotto a cacao e il biscotto alla vaniglia. E dentro alla vaniglia. Comunque veramente buoni, 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 ragazzi. E niente, ragazzi, questo video assaggio finisce qui. Spero tantissimo veramente che questi mini assaggi vi piacciono. Ciao ragazzi, al prossimo video.